Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di lunedì con un bel up dei mercati, sia dei mercati cripto ma anche dei mercati hold, perché sono probabilmente ripartiti con un nuovo ciclo. E quindi torniamo a fare le nostre analisi. A dire la verità, ragazzi, volevo anche parlare di un articolo che avevo letto in questa settimana e volevo fare un briefing, ma lo faremo in un prossimo video. Perché? Perché il mercato in questo momento è un po' ad un bivio, quindi Bitcoin e Ethereum sono ad un bivio, ragazzi, ed è il caso di andare a fare appunto analisi tecnica, analisi ciclica, perché secondo me se aspetto un paio di giorni per farvi questo video poi non serve più da un punto di vista operativo, quindi preferisco andarvi a dare le indicazioni operative in questo momento che secondo me sono le più importanti. Perciò ragazzi, ci spostiamo sui grafici, guardiamo tutto quello che c'è da fare, vi dico anche come sono posizionato io, le mie operazioni, dove sono entrato, che cosa ho fatto. Ma prima di andare a fare questo, vi devo chiedere di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciarmi un grande pollice per questi video. Ma poi, come sempre, commentate questo video per capire anche un po' voi cosa pensate, perché Bitcoin è un po' il faro, ragazzi. Dove va Bitcoin va anche il mercato, ma siamo anche su degli spunti notevolmente importanti che voglio andare a farvi vedere. Secondo me, nelle prossime settimane i giochi dovrebbero essere un po' più chiari da una serie di punti di vista. Quindi andiamo direttamente sui grafici, ragazzi. A poi. Ok, allora, poi ho letto anche tutti i vostri commenti relativamente al video dell'altro giorno con tutte le altcoin che mi avete indicato e ne prenderò qualcuna di quelle per fare un video specifico. Quindi prendo quelle che mi avete indicato nei commenti, ragazzi, da analizzare e andiamo a farci analisi sopra. Andiamo a vedere questi progetti come si potranno muovere nei prossimi mesi. Bene, ragazzi, allora, la scorsa settimana per quanto riguarda Bitcoin avevo indicato nella mia Academy un ingresso che poi si è rivelato estremamente corretto relativamente ad un punto di ingresso long proprio alla break, ragazzi, di questa candela, quindi intorno ai 10.700 punti, e siamo andati a fare questo ingresso intorno ai 10.700-10.600 dollari per quanto riguarda Bitcoin. Ora, ragazzi, io vi dico già quello che ho fatto. Durante il weekend ho dovuto prendere profitto per una serie di situazioni e sono rientrato dopo pochissimi minuti allo stesso identico prezzo. Quindi semplicemente mi sono portato a casa un profitto che mi serviva per fare delle cose, ma sono ritornato long di nuovo su Bitcoin. Poi vi farò vedere anche queste operazioni. Perché? Perché in questo momento è iniziata un nuovo ciclo da questo minimo del 23 settembre, minimo importantissimo perché lo andremo a vedere tra poco anche su Ethereum, o Ethereum, ragazzi, ogni tanto lo pronuncio giusto perché si pronuncia Ethereum, ma spesso qui ovviamente in rete tutti lo pronunciano in maniera differente, quindi facciamo gli italiani da questo punto di vista scherzosamente. Allora, vedete qui Ethereum ha fatto una specie di doppio minimo, mentre Bitcoin no, perché come sempre nelle fasi di ribasso è più forte. Quindi cosa significa? Significa che la possibilità che da qui in poi o già da qui il mercato potesse andare a ripartire con il famoso ciclo semestrale è aumentata. Ora non è ancora stata definita perché siamo appunto a un bivio ed è questo il video di oggi, ragazzi. Vi faccio vedere come siamo ad un bivio in questo momento e come dovete proteggervi, perché se le cose girano storte poi il mercato vi dà un bello schiaffone, ce lo dà a tutti in questa fase. Per le prossime giornate, chiaramente sempre nel trading di brevissimo. Quindi in questa fase, ragazzi, qual è il discorso che dobbiamo tenere in considerazione? O Bitcoin va a distruggere questa resistenza intorno agli 11.200 dollari, in pratica va su e chiude un daily sopra questo livello qui, ragazzi. Allora a questo punto indicherebbe che qui nel minimo di inizio settembre, in questa fase qui, è iniziato un nuovo ciclo mensile completamente diverso dal precedente, perché il precedente aveva fatto un ribasso in questa fase, quello che vedete qui, e in questo caso, vedete questo ciclo, questo mini ciclo ribassista, in questo caso questo
questa fase eventuale rialzista non può appartenere ai cicli precedenti, quindi qui sarebbe iniziata una nuova fase. Nuova fase che potrebbe poi coincidere effettivamente con un ciclo di natura semestrale, ma questo lo andremo a vedere con calma. Quindi, cosa succede per fare il punto della situazione e andare a gestire le nostre eventuali operazioni di trading? Ragazzi, allora, qui potremmo aver avuto questo tipo di ciclo molto simile ai precedenti da 22, in questo caso sarebbe 20, e da qui quindi sarebbe iniziata una nuova fase che poi dovrebbe portare questo maxi ciclo, insomma, più o meno alla prima decade di ottobre, più o meno qui o qui, ragazzi, quindi facendo un doppio ciclo abbastanza semplice anche da intuire, perché vedete, fatto, posizionato in questo modo. Allora, se fa questo, allora qui siamo in una nuova fase, probabilmente un nuovo semestrale, poi lo andremo a vedere con calma, quindi potrebbe avere uno spunto rialzista. Se non lo fa, ed in questo momento siamo al bivio, quindi qui è il punto di questo video, cosa succede? Succede che non ce la fa e potrebbe crollare, ragazzi, come vi avevo già detto, andando sotto 9.800 dollari. Quindi siamo proprio al punto di non ritorno. Deve dare risposta il mercato. Allora, Bitcoin sta correndo, però è anche vero che con Wall Street che fa questi rialzi in questo momento a doppia cifra, non a doppia cifra in termini di doppia percentuale, però comunque intorno a oltre il 2%, a oltre l'1%, ragazzi, quindi un bel rialzino di Wall Street, vediamo che Bitcoin comunque si rialza la cresta, però non è fortissimo. Perché? Perché siamo proprio sotto questo livello di resistenza stra importante. Soltanto nel momento in cui il mercato prenderà questa sua strada, allora da qui in poi potremmo avere il famoso classico pump dei mercati cripto, perché si chiudono le posizioni short che ci sono, vengono aperti nuovi long perché è una situazione di breakout. Quindi solitamente queste cose avvengono, ragazzi, a livello computerizzato con i bot, quindi alla scadenza di nature orarie. Monitorate le scadenze di nature orarie, difficilmente avviene una cosa del genere durante l'ora. Quando vedete quei pump sono le macchine, le macchinette, come si dice, quindi i bot che entrano in funzione, fanno acquisti di massa, chiudono in stop di massa e più o meno le strategie sono simili in molti bot, e quindi fanno fare questi pump. Quindi magari in questo caso alla chiusura di un orario possiamo assistere a un boom magari di questo livello. Allora, siamo in questo momento in una fase positiva del mercato, ma c'è questo bivio. Andiamolo a vedere anche su Ethereum, la stessa identica cosa su Ethereum, ragazzi. Se questo è un ciclo che ha chiuso la sua fase, allora l'ha fatta chiudendo qui. E in questo caso Ethereum è un po' più semplice da vedere rispetto a Bitcoin. Perché? Perché qui è un doppio minimo, mentre Bitcoin nelle sue fasi di ribasso, quando avviene la forza, non fa i doppi minimi. Questo perché, ragazzi, e questo è un problema dei mercati, criptovalute vanno considerati un po' allargati in termini di analisi tecnica. Perché? Perché sono molto variegati, anche perché i prezzi non sono regolamentati, quindi su alcuni exchange vanno qui, su altri no. Insomma, a parte Bitcoin, le altcoin sono terribili da questo punto di vista, quindi mi raccomando, quando fate AT su queste criptovalute, considerate queste differenze. Da qui in poi, qual è il livello? Allora, il livello di Ethereum che indicherebbe un inizio di una nuova fase completa è in questo momento 400 dollari. Ve lo metto anche scrivendolo, 395, 400 dollari. Ed eccoci qui che l'abbiamo indicata. Allora, solo di nuovo sopra questo livello qui è iniziata una nuova fase, quindi vedete che ancora una volta Ethereum conferma la situazione del bivio, perché non sappiamo se questo ciclo è stato terminato qui oppure qui è iniziato un nuovo ciclo che poi manca della sua seconda gamba, che in questo caso, ragazzi, su Ethereum sarebbe molto debole. Quindi vedete com'è la situazione in questo momento. Ci abbiamo una parte struttura del mercato che ci va a indicare in sostanza che il mercato potrebbe andare long, ma cosa succede? Ed è proprio questa la chiave, ragazzi. Molti di voi mi dicono, dici sempre
va su, però poi dice anche Pondage, ragazzi, il mercato va dove vuole, ma la logica non è prevedere il futuro, ma gestire al meglio i movimenti che verranno anticipandoli, anticipiamo i movimenti. Questa è la logica del trader, ragazzi. Quindi, avendo queste due strade, possiamo anticipare i movimenti e andare a fare profitto. In questa fase, se il mercato verrà respinto dagli 11.200 di Bitcoin e si vede debolezza, moltissimi ragazzi inizieranno a vendere, andranno in short, moltissimi long chiuderanno. Io stesso metterò un trailing stop a brevissimo sulla mia posizione perché la situazione è a un bivio. Questo cosa farà? Farà amplificare la volatilità. Quindi, se il mercato va su a quella resistenza, schizza tutto su, perché in molti trader iniziano a fare queste operazioni. Se il mercato non ce la fa e viene respinto, tutti vanno in short oppure chiudono le posizioni long e quindi spingono il mercato verso il basso e si potrebbe amplificare con questi movimenti che vi ho fatto vedere. Quindi siamo ad un bivio per quanto riguarda il mercato e le criptovalute. Tenete sotto controllo le vostre operazioni long, come farò io per esempio in questo momento. Qualora il mercato dovesse andare a invertirmi il trend, badate bene, neanche su un daily, ragazzi. In questo caso io sto facendo delle operazioni di trading intraday per questo rialzo che è stato già incassato un bel profitto. Adesso sono rientrato agli stessi prezzi, quindi mi vado a incassare un ulteriore profitto. Quindi a quel punto preferisco in pratica, ragazzi, andare a gestirmela senza posizioni di medio-lungo, perché non è in questo momento facilissimo. Uno dei miei sistemi, il mid term, quello che gestisce appunto le operazioni medie, è di nuovo long. Ragazzi, ha preso due stop, lo sapevo, l'avevo già detto la scorsa settimana, ho detto mi puzza questa operazione. Quindi anche lì va considerata, perché ragazzi quel trading system ha ragione dal punto di vista statistico, potrebbe avere ragione in questo caso. Quindi, se il mercato va su 11.200, di nuovo ci pianta un bellissimo profitto. Quindi in questo momento gestirò il mio trading stop su time frame inferiori al daily, che userò probabilmente orario o addirittura, se vedo le cose proprio presse malissimo, il 15 minuti. Bene ragazzi, allora questa è la struttura ciclica di Bitcoin in questo determinato momento. Il bivio ve l'ho fatto vedere, vi ho spiegato perché l'operatività si potrebbe amplificare ai livelli che abbiamo visto, e andremo a decidere, deciderà il mercato quello che succederà entro pochissimo tempo. Però queste sono situazioni anche di grande profitto, soprattutto se usate per esempio la leva finanziaria leggerissima, se siete bravissimi con un bel pump. Ragazzi, andiamo sopra 11.200 e in questo momento probabilmente potremmo arrivare addirittura poi a 11.400, 11.500, e questa sarebbe una nuova area di resistenza, e in quel caso, ragazzi, sono bei soldini se usate anche una leva, quindi una bella operazione in pochissimo tempo. Però attenzione, ragazzi, come ve l'ho detto prima, perché questa struttura ancora è così, quindi non siamo sopra questi massimi, potrebbe tranquillamente andare a chiudere la famosissima M. Quindi state attenti, ed è questo il motivo per cui io gestirò tutto con un grandissimo trailing stop. Per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se state facendo questa operazione in questo momento long. E poi andremo ad analizzare la posizione di Bitcoin dei mercati del cripto di lungo periodo, quando questi cicli saranno terminati, verranno svelate le chiavi del mercato, le chiavi di lettura per i prossimi mesi. Fino a quando un ciclo semestrale non è dichiarato chiuso, ragazzi, non si va da nessuna parte. Quindi, in quel momento si fa trailing range. Ma se un ciclo semestrale chiude e ne riparte uno nuovo, le possibilità di fare anche holding per un mesetto, due, sono molto, molto produttive. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!